due vicepresidenti di parlamenti si sono presentati a questo appello sotto l'invito dell'ambasciatore Vattani, che noi ormai abbiamo eletto come padrino di questa nostra iniziativa. Ed è a lui che rivolgo, e vi prego, lo so che i giornalisti non fanno mai applausi, però a lui glielo dobbiamo, vi prego per favore, perché grazie a lui questa iniziativa sta crescendo, perché lui ha questa capacità di persuadere soprattutto gli ambasciatori dell'Africa e del Mediterraneo, dove ogni anno ci ospita al Circolo degli Esteri per presentare le idee e i progetti che fanno parte di Blue Sea Land. Bene, 31 ambasciatori, oltre tutti i consoli generali onorari, qui c'è anche il console della Tunisia, lo vedo qui presente, ma tantissimi, credo una ventina, tanti politici, assessori, rappresentanti di governi nazionali e regionali. La regione siciliana ha partecipato anche con tanti dirigenti generali, tutti i direttori generali sono stati qui presenti e sono presenti anche 27, direttori. Qui c'è un errore di battitura, sono 27 i direttori generali che hanno partecipato a questa manifestazione, un'enormità. C'era il direttore generale dell'Oman, il direttore generale della pesca e dell'agricoltura dell'Egitto, della Libia, del Ghana, del Gabon, del Togo, cioè veramente un grande esercito di, e hanno partecipato tutti ai vari seminari, agli incontri, alle conferenze eccetera, anche molti sindaci, presidenti di camere di commercio. E questa, mi pare, questi numeri la dicono lunga sul fatto che questa è una manifestazione che oggi si corona. Non, io sono l'ultimo a doverlo dire, però è del tutto evidente, questa è una manifestazione che ha avuto un grande successo, è andata veramente al di là di ogni aspettativa. Ma la cosa più significativa di questa manifestazione non è soltanto la partecipazione istituzionale, per noi è importantissima, e ringrazio tutte le autorità che ci hanno dato l'onore di essere qui con noi, ma è soprattutto la partecipazione di tanti giovani. Ho visto, e li avete visti pure voi, nelle strade della Casbah di Mazara del Vallo, perché questo evento nasce e si sviluppa nella Casbah di Mazara del Vallo. Questo evento ha visto protagonista l'amministrazione comunale. Quest'anno, in tutta onestà, ammetto che lo sforzo che l'amministrazione comunale e il suo sindaco, l'onorevole Cristaldi, hanno fatto è uno sforzo significativo e gli siamo molto grati. Così pure la regione, così come tutte le altre entità istituzionali del territorio. Ma soprattutto le scuole, le associazioni, hanno partecipato tante associazioni culturali, associazioni femminili, associazioni delle donne, associazioni club service, ma tutti con iniziative, progetti, tutto ovviamente con un tema armonico, era quello del cibo e quello della lotta allo spreco alimentare. Noi al centro di questo sistema, come sapete, ogni anno mettiamo l'economia blu e forniamo ai nostri partner, ai nostri interlocutori, un modello di sviluppo che è quello del cluster. Noi, signor Ministro, Eccellenza, abbiamo un'idea. L'idea è che l'Italia può diventare e deve diventare non solo al centro del Mediterraneo, ma come proiezione, come paese modello, come laboratorio verso l'Africa, attraverso il suo modello di riferimento economico e sociale, che è il distretto produttivo. Purtroppo assistiamo a queste mode che tendono a dire oggi va bene, domani no, le reti, i consorzi le studiano di tutte le maniere. L'Italia è l'Italia dei distretti, è l'Italia dei territori, è l'Italia della tradizione, della storia, della cultura, dell'economia reale. L'Italia vera, quella che produce e che fa ricchezza e che incide nel prodotto interno lordo, è l'Italia dei suoi territori. E questa è l'Italia che ci piace ed è rappresentata da quelli che l'Istat, l'Unioncamere, la Banca d'Italia hanno
contato circa 150-157 distretti produttivi, distretti industriali, e sono questi la vera spina dorsale dell'economia del nostro paese. Quindi questo modello noi proponiamo, che è un modello di sviluppo di economia reale, che significa recupero dell'incontro fra l'uomo e la terra, fra l'uomo e il mare. Ricominciamo ad essere amici e armoniosi con le due fondamentali fonti di vita, il mare e la terra. Blue Sea Land lo vuole inquadrare in questa ottica della crescita blu, ed è questo il grande patrimonio che noi mettiamo al servizio di tutti, e per questo vi siamo molto molto grati. Se mi permettete, io vorrei dare la parola all'ambasciatore Umberto Vattani e poi darla anche al nostro, che la passerà al ministro dell'agricoltura tunisia, al ministro Tajib. Grazie ambasciatore. Grazie mille Giovanni. Beh, avrete, chi di voi ha partecipato a queste riunioni avrà notato la straordinaria attenzione con la quale un pubblico che era lì fatto di giovani, meno giovani, rappresentanti di categorie, rappresentanti di governo, era lì, ma non era lì per ascoltare, era partecipe e interlocutore. C'era un fenomeno di interazione tra l'uditorio e quelli dall'altra parte del tavolo. Come mai questo? Beh, è dovuto a questa straordinaria atmosfera che si è creata con Blue Sea Land. Avete presente tutti quelle immagini in cui si vede una folla e poi all'improvviso un faro si sofferma su un viso. Quel viso esce dalla folla e acquista un'individualità. Chi di voi ha ascoltato oggi il ministro del Burkina Faso ha scoperto una realtà, grazie a Mazzara del Vallo, grazie a Giovanni Tumbiolo. Burkina Faso è un paese senza accesso al mare, fatto di due parole, Burkina e Faso, che vengono da due delle tante lingue che si parlano in questo paese. E a seconda di come le usi, può voler dire la casa del padre, vuol voler dire il mondo degli uomini e delle donne, o può voler dire semplicemente un popolo onesto. Ecco, chi lo sapeva? Pochi, pochi curiosi della geografia. Ebbene, qui Burkina Faso era presente, come era presente in forza la Tunisia, paesi vicinissimi come l'Albania, ma paesi lontanissimi, perché per quanto sia il Gabon o il Congo Brazzaville o la Costa d'Avorio o il Gambia o l'Uganda sono molto più lontano. È il Ghana, però tutti sentono l'attrazione di Mazzara del Vallo. Può sembrare curioso, ma in un mondo di un'era globale dove sembra che esistano soltanto i giganti, Mazzara del Vallo ha la sua individualità, la sua visibilità ed esercita una forza di attrazione. Ci possiamo dire per le bellezze che contiene, certamente, dal punto di vista architettonico, l'ha detto bene il ministro albanese oggi, è rimasto stupito dalla bellezza di queste pietre, dalla simpatia dei suoi abitanti, certamente. In pochi posti bastava girare per le vie della Kasba per notare questo afflato umano straordinario. Ma per che cosa? Ma perché viene proposto un metodo, un dialogo, un atteggiamento che stamattina al termine della riunione che c'è stata, dove erano presenti parlamentari europei, ministri, rappresentanti di organizzazioni internazionali come la FAO e altri, e ha parlato il sottosegretario agli affari esteri Enzo Amendola, alla fine Tumbiolo ha detto: perché avveniva questo? Perché è una domanda che ci poniamo tutti, ma perché? Come mai? Ma perché è stato rovesciato completamente un approccio, un metodo? Non è che si dialoga con l'altro per vedere di cercare solo un interesse, non è che si cerca di vedere se nel mare, dove è difficile tracciare linee immaginarie,
quello che fai da una parte lo fai dall'altro, quello che fa lui mi danneggia a me o io. No, è completamente diverso. E questo cammino difficile, che richiede pazienza e soprattutto apertura, apertura di capire l'altro e di creare nell'altro un sentimento di partecipazione, coinvolgendolo. È un cammino che 18 anni fa è iniziato qui, a Mazara del Vallo, e di cui oggi, e ogni volta che si ripete questa riunione, si raccolgono i frutti, sempre più numerosi. Io sono rimasto sorpreso di vedere il numero di ambasciatori africani, ma alcuni attratti dalla fama di Mazara del Vallo sono venuti qui da ancora più lontano, come l'ambasciatore dell'Indonesia, che avendo sentito parlare di questo, sapendo come nel mare che lo porta vicino ad altri paesi con i quali esistono forti tensioni, ma com'è possibile che però c'è una voce nel Mediterraneo che parla di comprensione, di dialogo, quando noi invece stiamo a litigare per delle piccole rocce messe qui o là, eccetera. Ecco, questa è la forza di Mazara del Vallo. È la forza di un distretto che attraverso il suo esponente di vertice, Giovanni Tumbiolo, ha portato questa nuova voce, una voce veramente straordinaria. C'è uno spirito qui, non solo le pietre, ma le pietre parlano e portano uno spirito che è uno spirito di fratellanza e di amicizia. E chi rifiuta una mano aperta? Chi è che può dire non la prendo, non la stringo? Non c'è un uomo fatto di piedi, di orecchie, di occhia e di mani che non prenda una mano aperta. Ecco, io volevo dire questo, che ho scritto nello studio di Giovanni Tumbiolo su una parete sulla quale è collocato un lunghissimo foglio dove tanti hanno lasciato la loro firma, hanno lasciato un loro pensiero, eccetera. A me mi è venuto di dire una cosa che può sembrare curiosa. Il pesce stimola l'intelligenza, ma la pesca, guardando quello che fa Giovanni Tumbiolo, stimola l'immaginazione. E per questo motivo, al termine di un incontro in cui eravamo il sottosegretario Amendola, c'eravamo tanti ambasciatori italiani e c'ero io stesso, ci siamo detti, ma noi che portiamo questo titolo, devo dire con una certa fierezza, di ambasciatore, perché è uno che porta una parola, è uno che rappresenta un paese, è uno che in qualche modo trasmette o dovrebbe trasmettere simpatia. Ebbene, noi che siamo pur sempre molto gelosi di questo titolo, ma non dovremmo in qualche modo riconoscerlo invece a Giovanni Tumbiolo? Perché lui lo fa ormai da 20 anni questo lavoro e lo fa con maggiore successo di quanto lo facciamo noi. E stamattina ho sentito dal segretario di Stato Amendola il messaggio di Paolo Gentiloni, che si trova in Turchia e quindi purtroppo non era, era nell'impossibilità di venire come pure avrebbe desiderato. E i due hanno detto l'anno prossimo il Ministero degli Esteri, che già fa tante cose per rafforzare l'azione del distretto della pesca di Mazara del Vallo, dovrà fare di più. E allora il compito sarà proprio questo, di suggerire, caro Giovanni, al Ministero degli Esteri quali sono quegli strumenti, quelle azioni, quelle iniziative che ti possono consentire di allargare ancora maggiormente la cerca di amicizia che tu hai portato all'Italia e che francamente lascia straordinariamente stupiti. Perciò noi ci auguriamo, e una cosa volevo dire, ha ricordato poco fa Giovanni Tumbiolo una serata particolare che si svolge ogni anno al circolo del Ministero degli Affari Esteri a Roma, un circolo di diplomatici, dove grazie a questa amicizia, a questa simpatia che si irradia da Mazara del Vallo, ma numeri inconsueti, 50 ambasciatori africani, 20 ambasciatori tra la sponda nord e il Medio Oriente, fino al Mar Nero, paesi vicini in fondo fino alle Maldive e all'Indonesia partecipano con gioia
e lo spirito di Mazara del Vallo che per un momento spira anche a Roma. E grazie per aver ricordato una cosa, la gioia di questa popolazione di vedere tanti ambasciatori, tanti ministri, parlamentari europei, parlamentari di Montecitorio, assessori regionali qui presenti, la gioia di questi giovani, di questi ragazzi, ma la gioia anche del primo cittadino di Mazara del Vallo che ha voluto porgere il saluto della cittadinanza in apertura delle nostre riunioni, ha voluto mettere a disposizione la sua galleria d'arte e che in qualche modo ha voluto essere anche lui simbolo di questa straordinaria amicizia che Giovanni Tumbiolo ha creato. Grazie. Eccellente. Merci beaucoup. Maintenant que cette manifestation merveilleuse est terminée, je peux vous adresser mes félicitations pour le succès de cette édition et à toute l'équipe qui a travaillé avec vous. On doit également remercier les services municipaux qui nous ont aidés. Moi, je suis arrivé hier matin, mais le peu de temps que j'ai passé ici, c'était comme un rêve. Hier, je me promenais dans les ruelles à la Casbah et toute la population vibrait justement pour cette manifestation. Tout le monde vivait pour la mer bleue, donc c'est quelque chose de magnifique. L'impact de cette édition, je pense, de par la présence de ministres, de vice-présidents de parlement tunisien notamment, d'ambassadeurs, de personnalités importantes dans le domaine de la pêche, de journalistes évidemment, montre que cette édition en fait que Mazara del Vallo est devenue la capitale de la Méditerranée lors de cette édition. Et donc je pense, et pour partager ce qu'a dit Giovanni, nous partageons le modèle qui a été invoqué, qui a été présenté, nous le soutenons, nous sommes prêts à aller davantage dans cette collaboration, dans cette coopération méditerranéenne. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt des Italiens, c'est dans l'intérêt des Albanais, c'est dans l'intérêt des Palestiniens, c'est dans l'intérêt des Égyptiens, des Libyens, que sais-je encore. Donc c'est dans l'intérêt de tous les peuples de la Méditerranée, cette belle mer qu'il faudrait sauvegarder. Encore une fois, je vous remercie pour cette invitation. Et j'aimerais, par cette occasion, vous offrir à Monsieur le Doyen, bien sûr, des ambassadeurs italiens, du vin tunisien et des dattes tunisiennes. Merci infiniment, merci. C'est le produit terroir tunisien. Également, évidemment, à notre ami Giovanni. Donc, je vous remercie énormément et je vous souhaite davantage de succès et de réussite. Merci. Questo è bellissimo, in un momento in cui l'economia finanziaria sta opprimendo il mondo. Ringrazio il dottore Tumbiolo e non so neanche no, chi gli sia. Italiani, non me, io ne rappresento uno piccolo. Più che altro una domanda rivolta al ministro della Tunisia. Poco fa Giovanni Tumbiolo giustamente ha parlato del modello dei distretti ed è un modello che l'Italia in qualche modo dovrebbe esportare nei paesi limitrofi o comunque nei paesi che possono accettare questo modello. Allora la domanda è: in che modo la Tunisia, cioè questo modello distretto, in che modo può essere esportabile in Tunisia e a quali relazioni di partnership può dare luogo?
Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'acceptation de ce modèle, c'est dans la perspective de l'application du chapitre 7 de la Constitution de la Deuxième République tunisienne, ce chapitre qui concerne la régionalisation de la Tunisie et la décentralisation, qui n'est pas encore en vigueur. On ne l'a pas encore appliqué. Le ministre a parlé del modèle, della Costituzione tunisina, che ha previsto la regionalizzazione, l'articolo 7, che ha previsto questa possibilità di creare, che prevede questa possibilità di creare dei modelli su base regionale. Et c'est dans cette perspective qu'on pourra justement non seulement accepter ce modèle, mais essayer de l'adapter évidemment à la réalité tunisienne. Donc je pense que oui, ce modèle est transportable et est exportable pour la Tunisie, comme je l'ai dit, dans la perspective de l'application du chapitre 7 de la Constitution qui concerne la décentralisation. Maintenant, il y a bien sûr la communauté des pêcheurs en Tunisie, c'est une communauté très décentralisé parce que chaque région a son modèle de pêche, son type de pêche, etc. Et donc, Ahmadiyya, ce n'est pas Tunis, à Tunis, ce n'est pas Gabès, Gabès, ce n'est pas Sfax, Sfax, ce n'est pas Zarzis, Bizerte, etc. Donc, tous les ports de pêche tunisiens se différencient des autres. C'est ce qui fait qu'on peut retrouver ce qu'on retrouve à Mazara del Vallo, par exemple, à Ahmadiyya, ou peut-être à Bizerte. Donc, tout ceci fait que la proximité qu'on a avec la Sicile en général fait qu'il n'y a pas de grande différence si, sur le plan institutionnel, on arrive à régionaliser, bien sûr, le territoire tunisien et entrer de plein pied dans la modernité politique avec cette décentralisation. Je vous remercie. Vous avez compris parfaitement, c'est besoin d'introduire, non? Che questo modello di regionalizzazione ha visto e vede tante realtà e soprattutto la pesca in Tunisia è molto diversa da marineria a marineria, come è normale che sia, che comunque Sua Eccellenza ritiene che questo modello sia applicabile in quelle realtà, ovviamente mutatis mutandis, perché i distretti sono tutti diversi, non esiste un distretto uguale a un altro. E nelle forme di collaborazione. Enfin, juste pour vous dire que le premier ambassadeur que j'ai reçu, c'est l'ambassadeur italien, quelques jours après ma nomination. Le premier membre du gouvernement, d'un gouvernement ami, fut le secrétaire d'État qui était avec nous des affaires étrangères. On a programmé pour le mois de décembre, juste après la grande conférence internationale sur l'investissement en Tunisie, un forum tuniso-italien en matière d'agriculture où nous allons recevoir avec beaucoup de bonheur beaucoup d'agriculteurs, de pêcheurs italiens qui voudraient évidemment collaborer avec leurs partenaires tunisiens pour former des sociétés de pêche ou d'agriculture donc tuniso-italienne. Donc ce forum, je pense que monsieur le consul se fera un plaisir de vous informer le moment venu et quand on aura arrêté une date de ce forum pour qu'on puisse recevoir notamment des amis de la Sicile et de Mazara del Vallo. Sì, a dicembre ci sarà questa. Quindi l'ambasciatore ha detto che il ministro ha detto che il primo ambasciatore che ha ricevuto da quando si è insediato, lui si è insediato da pochissimo, poco meno di un mese, è stato l'ambasciatore italiano. Il primo rappresentante di governo straniero è stato il vice ministro Amendola e comunque vede questa grande opportunità di fare questa esperienza anche attraverso la manifestazione internazionale che programmano per dicembre. Sarà un forum Italia-Tunisia nel settore dell'agroalimentare dove peraltro ci dà l'onore di essere invitati. La ringrazio molto per questo. Evidentemente. Bene. Giovanni, scusa, dovremmo ricambiare anche il primo libro che regaliamo al nostro. Lo facciamo anche all'ambasciatore della regione siciliana, è povera ma un libro lo trova sempre. Grazie. Non è finita, Giovanni. Visto che da qui diventerai ambasciatore del Mediterraneo e porta bene Mazara. Grazie.
grazie a Martino Tardo, grazie alla Regione Siciliana per questo dono. Immagino che siamo pronti per chiudere questa conferenza. Grazie a tutti. Grazie mille.